A tre cani e guarda caso uno di questi si chiama Tyson, poi Clara e Lady Oscar, ma poi anche una capretta, delle galline, vive in campagna, vive proprio in simbiosi con la natura. E come ha detto in quel servizio che fu della Domenica Sportiva, dice chi ama il proprio lavoro non lavora un giorno della sua vita, ed è vero, lui ama tantissimo vestire la divisa e andare per mare. Forza Matteo Signani. Anderson Presto ti attende con la sua cintura. È iniziata la prima delle 12 riprese previste per un campionato europeo. 25 successi di Presto, 13 prima del limite. È un avversario che assolutamente può essere battuto. Ha commesso degli errori a Massy in Francia quando andò a disputare la difesa del suo titolo Matteo Signani. Errori che, sui quali evidentemente ha lavorato. È un pugile Anderson Presto dalle leve lunghe, come vedete, che nel match di 4 mesi e mezzo fa è riuscito spesso e volentieri ad anticipare e stoppare nelle prime 4 riprese l'azione dell'italiano. Non deve avere fretta Signani, deve trovare ovviamente la sua distanza e i suoi tempi, deve scipparli al campione. Ci sono tra i due 12 anni di differenza, 31 anni il francese. Signani è certamente integro, ha fatto sempre una vita sana, una vita da sportivo, è forte, ma è chiaro che gli anni sono gli anni per tutti e quindi deve fare i conti anche con una grande preparazione atletica che gli dovrebbe consentire di arrivare al conteggio della 12ª ripresa in perfetta forma, però per far questo deve ovviamente amministrare i propri sforzi. Sinistro di Signani. Lega qualche piccola scorrettezza di mestiere da parte del campione, ci può stare. Deve farsi innervosire ovviamente Signani, come accadde purtroppo 4 mesi e mezzo fa. Questa prima ripresa non è riuscito Matteo Signani a trovare la propria distanza, il proprio tempo, deve ancora sbloccarsi, l'ha visto Emanuele Brandamura negli spogliatoi, ci ha riferito che era tranquillo, l'abbiamo visto anche noi appena arrivato, era da solo nella palestra, era tranquillo, rilassato, stava cercando la concentrazione. Quello che ancora ci sembra non sia scattato immediato è la padronanza del ring. Adesso sta ricevendo da parte di Gian Maria Morelli, storico allievo di allievo dello storico allenatore Elio Gelfi, delle raccomandazioni tecniche. 20 secondi e vediamo se in questa seconda ripresa riesce a sciogliersi un po' di più. Deve stare tranquillo, consapevole della propria superiorità tecnica e fisica, aggiungiamo noi. Seconda ripresa di questo europeo, i pesi medi, entrambi cercano di incrociare i propri colpi, soprattutto Matteo Signani è costretto a farlo perché ha un allungo inferiore rispetto al francese, che prova il francese anche il montante destro. È un colpo
che gli riesce particolarmente bene, quindi attenzione a quel colpo. Un match che potrebbe non rivelarsi bellissimo dal punto di vista estetico, ma può capitare quando in palio ci sono cose importanti. Ecco, si sta innervosendo il francese, i fischi del Palasport 7 di Savignano sul Rubicone. Avete visto come guizza quel montante destro con calma. Matteo, con calma, si trova la distanza, prova addirittura ad attaccare adesso Anderson Presto. Gancio sinistro e poi, tenendolo in clinch, il francese lo ha colpito tre volte. Ha di questi atteggiamenti, non si deve far trascinare nel gorgo delle scorrettezze, delle irregolarità. Matteo Segnani deve fare il suo pugilato, anche se l'avversario, come vedete, è abbastanza ostico e intelligente, cerca di stoppare ogni azione della nostra guardia costiera. Sta prendendo una strada di confusione, di disordine il match, ma certamente servirà tanto cuore, tanta volontà per riportare a casa questo titolo continentale. Si esaurisce anche questo secondo round, anche questo interlocutorio. Allora, ricordiamo i tanti interventi che ha dovuto fare l'arbitro, il britannico Kieran Michael McKenna. I giudici di questo match europeo sono Jürgen Langos, il professor Mario Ireneo Sturla, presidente della Commissione Medica Europea delle BU, oltre che quella delle WBC. Speriamo non debba intervenire. Qui abbiamo rivisto, ci ha fatto rivedere il nostro Stefano Brunozzi il gancio destro. Eccoli qui, grazie alla grafica, lo spagnolo Gomez Alvarez e il belga Elebo sono i tre giudici. Giubelli era l'arbitro del match precedente, mentre ricordiamo il referee di questo match è il britannico Kieran Michael McKenna. Terza ripresa, poi andremo al termine della terza ripresa da Signani. Si infiamma il pubblico. Inutile dire che Signani cercherà di fare di tutto per non arrivare alla dodicesima ripresa, per cercare di conquistare il titolo, riconquistare il titolo prima del limite. Attenzione, che è successo? È stato colpito, non l'abbiamo visto. Attenzione, attenzione. Momento difficilissimo. È in difficoltà Matteo Signani, deve fare clinch, deve assolutamente portare a casa questa ripresa. È successo qualcosa, forse il montante destro del francese, vediamo che sanguina dall'arcata sopraccigliare sinistra, non deve in questo round continuare a fare la sua lotta forsennata. L'abbiamo visto veramente mal fermo sulle gambe, adesso sta tornando a colpire
ci sono le scorrettezze del francese, non deve accettare questo tipo di match, soprattutto in questo momento di difficoltà. È anticipato dal jab sinistro. Ancora un minuto. Destro, il destro e poi il sinistro di Matteo Signani, che trova la forza di reagire. Sembra aver recuperato quel passaggio difficile. Ancora il destro. Chissà che non gli abbia fatto rompere il ghiaccio, lo abbia sciolto quel colpo e quella ferita, l'arcata superficiale di sinistra. Chissà che non sia stato un colpo con la testa di Presto involontario, probabilmente, ma che gli abbia fatto perdere un po' per qualche secondo la lucidità. Andremo poi a rivederlo e certamente il nostro Brunozzi riuscirà a trovare quel momento che noi stessi non abbiamo scorto. Dieci secondi, è stata una ripresa drammatica, abbiamo temuto veramente che potesse essere l'epilogo, invece Teo Signani si è rifatto sotto ed è riuscito, come vedete, a riconquistare tutto se stesso. Ma adesso andiamo a sentire il suo angolo, cerchiamo di capire cosa sia successo. Il sinistro, un jab sinistro potentissimo alla punta del mento, era il colpo che non eravamo riusciti a individuare. Adesso ha recuperato, siamo al quarto round, parte subito, avete sentito anche le indicazioni, nonostante il grande clamore del palazzetto dello sport di Savignano, da parte del coach, del maestro di Matteo Signani. Si è sciolto, stiamo rivedendo il Signani che conosciamo. Forza Matteo, attenzione che adesso la difficoltà può essere per il francese, che si aggrappa letteralmente all'italiano. Viene fermato un attimo il match, viene fermato il match, forse c'è un richiamo ufficiale, ma da parte per chi? No, per nessuno, per fortuna, almeno così ci è sembrato. Allora, si riprende quarto round, trascorso almeno un minuto. Forza Matteo, che il peggio può essere superato. Aveva trovato subito la sua distanza, si era sciolto, bellissimo l'avvio di ripresa. Sta lavorando bene però Anderson Presto con i colpi dritti, sino a questo momento ha fatto veramente la differenza. Un match che sino a questo momento lo vede in vantaggio, così come era accaduto a Massy in Francia. Dopo quattro round era in vantaggio il francese. Il gancio destro che si incunea da parte di Matteo Signani e poi il jab sinistro incrociato. Viene anticipato Matteo Signani, deve cercare di partire, ecco come in questa circostanza lui per primo. E ancora il jab sinistro. Un buon quarto round per Matteo Signani.
ha un buon jab sinistro, presto lo avete visto, e poi quel gancio, quel montante destro insidioso, una buona attenzione, il destro di Signani pieno, sembra ferito all'arcata sopraccigliare destra anche Anderson Presto. Si preannuncia veramente un match lungo, difficile. Che paura con quel jab sinistro preciso, un colpo bellissimo da parte del francese, accusato nettamente dal nostro, e per quel colpo sicuramente la ripresa è andata al francese. È stato bravo Signani a dissimulare intanto la difficoltà, evitando anche il conteggio. Forza Matteo. Ci rivediamo. Ecco, questo inizio di ripresa molto buono per Signani, colpi sia a vuoto ma l'iniziativa è buona, ha cercato di infilare colpi in qualsiasi modo, muovendosi sul tronco, soprattutto c'è stato un diretto destro davvero molto molto buono, molto bello. Una bellissima serata sino a questo momento, anche il conto precedente, Betancourt contro la femmina, è stato spettacolare. Segno che il lavoro degli organizzatori di Opisins 82 è stato buono, come buono del resto lo è sempre Art Media Sport, con quale gruppo ormai abbiamo spento le 30 candeline, 30 sono i match, o meglio i match. Fa bene l'arbitro a riprendere, perché anche l'arbitro ha notato tutte le piccole scorrettezze di mestiere, a volte invisibili, che Presto mette in campo per cercare di arginare l'azione di Matteo Signani. Intanto siamo alla quinta ripresa di questo campionato europeo che si sapeva essere impegnativo, si preannuncia ancora più difficile per Matteo Signani, che però ha superato ancora il sinistro, bel calcio sinistro, l'ha sentito il francese, ancora riesce ad anticiparlo con il jab sinistro. Ecco, sta aumentando anche la varietà di combinazioni Matteo Signani, vedete come riesce a schivare e a rientrare, non sempre giunge a segno ma i tentativi sono sempre più numerosi. Segno che quel jab sinistro del francese, che lo ha fatto diventare malfermo sulle gambe, è servito anche a cancellare tutte le tensioni che inevitabilmente si portava dietro, e si è sciolto, lo vediamo anche nella sua postura, è diventato più elastico, più smaliziato, è tornato il Matteo Signani che abbiamo sempre conosciuto, quello che diceva al termine del match contro Bussier, les jeux sont faits, je suis les jaguars, perché lui è soprannominato il jaguaro. Attenzione a questo gancio sinistro del francese, sul quale Signani ha stampato un altro gancio sinistro, buona l'azione, con freddezza, con possibilmente con precisione chirurgica, dare pressione e far capire al francese quali sono i suoi limiti. Sta crescendo Matteo Signani anche per quanto riguarda i punteggi degli arbitri. Ultimi secondi. Buona l'azione di Presto proprio sulla campana battuta del quinto round.
Il pubblico incita a gran voce il Beniamino di casa. E speriamo che il giudizio dei giudici, lo ricordiamo, il tedesco Jürgen Langos, lo spagnolo Gomez Alvarez e il belga Ellebo, sia un giudizio più obiettivo possibile. Intanto avete visto la bella combinazione, giunto a segno con tre colpi Matteo Signani. Guardate che bel gancio destro, qui schiva e rientra. C'è poco da dire, questa ripresa se l'è conquistata con ampio merito Matteo Signani. Siamo alla sesta. Bene, 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 dall'espressione ci sembra quanto mai determinato Matteo Signani. Adesso il match potrebbe prendere una piega del tutto diversa. Resta comunque sempre molto attento al jab del francese, francese che rimane temibile soprattutto per quel montante destro che ci ha fatto vedere più volte. Vedete come rispetto alle prime due riprese, adesso è Signani spesso e volentieri ad anticipare l'azione, come in questa circostanza l'azione del campione, perché non ci dimentichiamo che il campione, il detentore del titolo europeo, è Anderson Presto, e Signani è qui per riprendersi quella cintura. Eccolo, lo ha sentito, è in difficoltà il francese, si aggrappa, il gancio destro pieno, saltella per cercare di riprendere la lucidità, ma è in difficoltà. Se Signani riuscisse a boxare senza arrivargli addosso, a contatto, forse potrebbe essere addirittura un momento buono per chiuderla in anticipo. Ancora il sinistro, è ancora poco lucido Presto. Destro ancora, che sì, la piega è diversa dopo quella quinta ripresa, sono cambiati gli orchestrali. Non pressa, e forse fa anche bene Signani, senza fretta, segno che ha preso il controllo del match, ha conquistato come vedete stabilmente il centro del ring. Adesso alle corde, prova a pressare il gancio destro, ancora è in difficoltà Presto, e non è neanche ben saldo sulle gambe. Attenzione che siamo a 40 secondi dalla sesta ripresa, attenzione, pressa ancora Matteo Signani con tutto il cuore che ha. Questo vuol dire dare pressione, e Anderson Presto non poteva saperlo, perché a Massé 4 mesi e mezzo fa il francese aveva trovato un altro Matteo Signani per 4 riprese, poi quella ferita gli diede questa cintura. Il gancio sinistro e ancora la pressione, vorrebbe chiudere prima ma ormai la ripresa è finita. Ecco, il francese torna all'angolo ben consapevole di chi si trova di fronte ora. Bentornato Matteo Signani. Qui rivediamo questi momenti drammatici per Presto, esaltanti per il sottocapo della Guardia Costiera di Rimini, Matteo Signani. Intanto stanno cercando di suturare come possibile il taglio all'arcata sopraccigliare sinistra di Matteo Signani, e qui fino a questo momento non ha
dato particolari preoccupazioni. Veniamo al settimo round, la strada è ancora lunga, parte subito bene Presto con le armi in suo possesso, cioè i colpi lunghi, sempre molto efficaci se usate bene. Matteo Signani certamente nella sesta ripresa ha speso molto in quegli assalti continui, ma si ripropone in avanti per cercare di replicare quanto successo nella sesta ripresa, e cioè mettere in reali difficoltà il campione che torna all'angolo. Ma sono tutti colpi quelli di Signani che finiscono sulle braccia. Attenzione sempre alla risposta, passa sotto, si muove bene con il tronco il nostro. Jab sinistro, l'arbitro ha un grande affare a dire attenzione alle teste, attenzione alle teste, non vorrebbe ripetersi di una situazione simile a quella di Massì di 4 mesi e mezzo fa. Colpo basso, ecco qua, ecco qui il gancio sinistro, attenzione perché potrebbe non farcela, vediamo se ha ripreso. Secondo me l'arbitro lo taglia fuori e Matteo Signani torna in possesso legittimamente del titolo europeo dei pesi medi. Il KO tecnico decretato dall'arbitro dopo il conteggio per Anderson Presto, che nelle ultime 3 riprese è tornato a conoscere a menadito il potenziale di questo marinaio, che è anche un po' contadino e che è anche un po' amico di tutti. È difficile non essere, ecco, vediamo Salvatore Chirchi dice no, sei troppo sudato e sporco di sangue. Rivediamo il KO, questo gancio sinistro, ecco come Bussier, come fece HN sempre all'europeo con un altro francese. L'Italia torna sul tetto d'Europa dei pesi medi, categoria prestigiosa, ed il gancio è lo stesso che spedì al tappeto Bussier. Aggiungiamo un altro KO e sono 12 su 32 vittorie di Matteo Signani, che a 43 anni riesce ancora a stupire tutti. E colpo e il gancio sinistro di incontro è veramente tra i colpi più, ecco, in tutte le salse c'è, lo ripropone il nostro, ecco vedete, il nostro Stefano Brunozzi, giustamente in tutte le salse, e si è rialzato sì all'8 come prevede il regolamento, ma l'arbitro è stato veramente molto bravo, Kieran e Michael McCann, britannico, perché quando gli ha detto vieni avanti, ha visto che non era ancora presente, sarebbe stato pericoloso. Quindi complimenti all'arbitro, complimenti veramente. Recentemente abbiamo visto un arbitro operare in maniera decisamente diversa, era sempre un europeo, quello di Alessio Lorusso, Super Gallo, e in quella circostanza sbagliò tutto. Quest'arbitro invece è stato molto bravo a dire stop nel momento giusto. L'avevamo visto Presto già in difficoltà nelle ultime 2 riprese sotto l'azione dirompente di Matteo Signani,
e poi era invece era riuscito a era riuscito comunque a tornare all'angolo, questa volta il gancio sinistro alla Bussière, possiamo anche ribattezzarlo in questo modo, il gancio sinistro alla Bussière ha funzionato ancora una volta. E un altro francese adesso conosce molto bene Matteo Signani, con il suo cappellino che mostra con orgoglio, guardia costiera, è un eroe, abbiamo detto, è un pugile, un uomo forte, duro, però è un pugile che è un pugile che ha il senso della giustizia dentro di sé, persona molto corretta, veramente una persona stupenda, vanto della guardia costiera, giustamente lui dice, certamente, perché pensate che ci raccontava una volta una signora in auto finisce dal porticciolo in mare, lui non ha pensato, nonostante fosse in inverno, quindi freddo, credo che in quella circostanza, se non ricordo male, mi disse gettai via il cappellino e mi tuffai, e l'altra volta poi l'ha raccontato anche nel servizio che abbiamo visto in apertura, in presentazione, in quell'intervento. Noi della Guardia Costiera, uomini e donne, ci ha detto durante le operazioni di peso, siamo abituati a lottare contro il mare senza temere qualsiasi tipo di mare, anche molto molto alto, e siamo abituati a resistere, a essere forti. E qui lo rivediamo. Questi sono colpi che non lasciano molto scampo, perché portato alla punta del mento, la testa subisce uno shock, per cui in quel momento Presto deve aver visto girare, ruotare un po' tutto il ring e dilatarsi il tempo, il conteggio deve essergli sembrato molto lento, con una voce più fastosa. Allora siamo al verdetto e poi andremo a concludere questa bellissima serata, dove ricordiamo abbiamo visto la bella vittoria di la femmina su contro Betancourt, e abbiamo vissuto questo ritorno della cintura dei pesi medi continentale a Savignano sul Rubicone. In realtà Matteo Signani vive qui vicino in collina a Montilgallo, che è veramente vicinissimo a Savignano, cioè in collina. Ecco il verdetto e l'ufficialità ci vuole. Capo tecnico alla settima ripresa, Matteo Signani. Allora, ecco, adesso viene vestito e poi ancora foto, giustamente aspettiamo, abbiamo per fortuna tempo. Ringraziando anche Rai 2, ringraziando il coordinamento giornalistico di Carlo Buffacchi, che ci ha accompagnato in questa serata tra tennis di altissimo livello in onda in questi giorni, Rai Sport e il pugilato, con un titolo